Salve a tutti da Rossella di Rimanco e benvenuti in un altro dei nostri meravigliosi viaggi all'interno della magica terra d'Abruzzo. Questa volta però sarà un viaggio un po' speciale, innanzitutto perché non sono sola e c'è qui con me un altro smart ambassador della regione Abruzzo che è, vieni qui, Andrea Lucente. Andrea Lucente è un collega di questo nostro magico percorso per la regione Abruzzo. E Andrea è specializzato in arte urbana e street art. Ok, e questa volta invece si occuperà di una cosa completamente diversa. Sapete dove ci troviamo? Al centro del lupo, per la visita del lupo a Popoli. Un percorso naturalistico di straordinaria bellezza e che noi ci accingiamo a fare. Seguiteci! Dell'orecchio, quindi la quercia roverella ha un margine lobato. La roverella ha tantissime qualità, ma quella che a me piace molto è che è una pianta molto accogliente. Intorno alla quercia ci stanno oltre 500 specie terminali, ma questa è particolarmente accogliente. Cercate di trovarmi la pianta intrusa, ospita una pianta intrusa questa roverella. Osservate all'interno dell'area. Ci sono chiaramente dei lupi che aspettano di essere reintrodotti nel loro ambiente naturale. Allora noi ci troviamo qui in una piccola area dove ci sono alcuni lupi e noi stiamo aspettando di vederli. Delle femmine tranquille che mandano la loro erba, sono dei cervi, femmine, perché vi dico femmine perché non hanno i palchi. È interessante perché durante la nostra visita la guida turistica ci ha raccontato diverse cose sugli animali, cose che di cui ignoravo l'esistenza. Devo dire che la visita finora è stata molto molto positiva, molto didattica, sicuramente molto didattica. Andrea, allora, che ti è sembrato di questo giro qui tra questi animali, i cervi, i daini? Molto interessante dal punto di vista didattico e veniteli a vedere. Consigliamo. Ma continuiamo il nostro giro perché abbiamo ancora alcune cose da vedere. Allora ragazzi,
centro questo magnifico buffo. Osserviamo per un po'. Stupendo. Allora, la nostra visita al centro visita del lupo a Popoli termina qui. Abbiamo camminato per circa 3 ore, in un cammino di circa 3 ore, scarse 3 ore, abbiamo avuto modo di vedere lupi, i mufloni, i cervi, il gufo, e la civetta e tanti altri animali. È stato un percorso interessante, soprattutto didattico, grazie alla particolarità della guida, che davvero è stata molto esaustiva e ha spiegato con dovizia di particolari molte cose inerenti la natura a 360 gradi. Quindi mi sento di mio feedback del centro è assolutamente positivo. Anche il mio, assolutamente. Consigliato per i ragazzi. Ecco, il centro visita del lupo va consigliato assolutamente ai ragazzi, perché c'è l'apprendimento, ecco, c'è la possibilità, grazie a questa guida davvero molto brava, che porta i ragazzi in un percorso ad apprendere, ecco, mettendo in confronto foglie, fiori. E in un momento come questo forse i ragazzi ne hanno davvero bisogno, concordi? Assolutamente, sì. Bene, allora noi riprendiamo il nostro percorso, che non sappiamo dove ci porterà, dove ci porterà a vedere la street art. Sì, sicuramente sì. Verrai a Sulmona, sicuramente, Andrea. Ciao. Verrà a Sulmona perché ci sono anche lì delle opere di street art che vedremo molto probabilmente sul nostro sito Abruzzo Forte Gentile. E da Rossella e Andrea un saluto a tutti e al prossimo percorso.